parliamo di cose sovversive, chiaramente cose molto serie, culturalmente importanti, però stiamo anche festeggiando dei sovversivi, dei giovani che facevano delle cose mai viste prima. Quattresimo anno dalla messa in produzione presso Cassina della straordinaria collezione di mobili dello studio Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand. Talvolta gli oggetti sono eterni, quando corrispondono ad un sogno, a un'utopia, e non solo alla risposta ad una richiesta immediata di mercato, quando entrano più nel mondo del design che in quello solo dello stilismo. E allora questi oggetti diventano dei protagonisti, ci accompagnano all'infinito, diventano dei dati stabili. Si tratta di una cosa straordinaria. Io credo che non sia mai successo in tutta la storia del design contemporaneo che venisse disegnata una collezione di mobili di una tale capacità emotiva, di una tale iconicità, di una tale originalità. Ha dato origine a una produzione da parte della Cassina S.p.A. di questa collezione di mobili. Le rôle des héritiers de Le Corbusier, de Charlotte Perriand et de Pierre Jeanneret, c'est de faire connaître au public les œuvres des grands artistes qu'ils ont été. Les seuls meubles aujourd'hui authentiques, ce sont ceux qui ont les trois signatures sur le tube, Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand. Forse Le Corbusier non sapeva neanche di aver compiuto un atto che sarebbe diventato epocale. L'idea allora di inventare l'Esprit Nouveau vale tuttora. Siamo tuttora in fase di Esprit Nouveau. La sostenibilità ambientale è una questione seria e molto ampia, ma credo che sia davvero l'unico strumento per fare innovazione. Credo che invece la ricerca nei processi, la ricerca nei materiali possa essere davvero una sfida per fare i prodotti nuovi. Il grande successo nel campo del design e della sua produzione che si sia mai verificato nella storia del Novecento.